Dovremmo avere in collegamento il telefonico con noi Gigi Maifredi. Buonasera mister, c'è? Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, questa è una sorpresa che facciamo ai nostri radioascoltatori. Un ex allenatore della Juventus, forse io mister la premetto una cosa, forse non è stata la migliore Juventus della storia degli ultimi 30 anni, comunque sia, però chi ha avuto modo di seguirla in diretta in quei momenti ricorderà che non è stata una stagione completamente da buttare. Ma no, adesso dire che è stata una delle Juventus non più forti credo che sia una cosa che ormai sanno tutti, però doveva essere un campionato di transizione. Io fui acquistato per cambiare completamente quella che era l'impostazione di allora, che era un gioco alla Trapattoni, e non me ne vogliano i tifosi di Trapattoni, cioè con un attacco all'uomo e poi vivere sulle qualità singole. Ecco, io invece dovevo creare un gioco che si avvicinasse, e questa era la volontà della proprietà, a un gioco totale degli olandesi, per cui avevo bisogno soprattutto di tempo. Il tempo l'avrei potuto anche avere se io non fossi stato un asino a non voler firmare un contratto triennale, invece allora io firmavo annualmente perché ritenevo giusto così, e alla fine non avendo neanche un tutore in casa, perché era stato l'anno in cui era stato estromesso Boniperti, mi sono trovato da solo e non avevo ancora la potenza per sostenere l'urto dei media che vivevano a Torino quando la Juve non andava bene, perché ricordatevi, voi che siete tifosi juventini, i giornalisti di Torino, i più, tenevano al Torino, per cui se c'era la possibilità di attaccare la Juve lo facevano ben volentieri. Mister, io vorrei chiederle una cosa in particolare, dopo anche questo che ha detto. Più o meno Ciro Ferrara ha adesso l'età che aveva lei quando prese la Juventus nel 90. E la Juventus in questo momento è gestita da una dirigenza inesperta, come era quella con Montezemolo. Cioè, che altre analogie rivede tra la Juventus del 90-91 e l'attuale Juventus? Cioè, un allenatore chiamato, come Ciro Ferrara, a sostituire un tradizionalista, quello che era Ranieri l'anno scorso, che non aveva fatto male, così come lei fu chiamata al posto di Dino Zoff, che non aveva fatto male, per portare, che ne so, un nuovo calcio, un nuovo entusiasmo. Che analogie vede tra quella stagione? La differenza fra la mia era e quella di Ciro è un po' diverso, perché io andavo a cambiare completamente l'impostazione, cioè da un gioco a uomo andavo a giocare a zona. Qui invece da un 4-4-2 in una certa maniera di Ranieri c'è l'impostazione mentale di Ferrara, magari un po' più sbarazzina se vogliamo, però sempre a zona si gioca, le differenze sono minime rispetto all'anno scorso. La similitudine sta probabilmente nella mancanza di un uomo forte nella dirigenza. Non essendoci più i Mozzi, Giraudo, credo che Ciro patisca proprio la mancanza di uno che gli può dare... Diciamo che il vuoto che c'è in questo momento con Blanc è un po' il vuoto che c'era nella sua Juventus con Montezemolo? Certamente, Montezemolo non è che fosse uno non bravo, è che aveva mille impegni, perché era presidente dell'RCS, doveva andare durante la settimana, doveva fare due giorni in America, due giorni a Zurigo, poi era insieme a, viveva a Roma, per cui aveva poco tempo da dedicare alla Juventus. E come è stato possibile che una società come la Juventus abbia affidato la gestione, diciamo, a una persona che aveva poco tempo da dedicarne? Questo ce lo siamo sempre chiesti. Però quando si cambia e metti da parte un personaggio carismatico come Boniperti, fare qualcosa di meglio è difficile, per cui io credo che la proprietà, nella fattispecie l'avvocato Gianni Agnelli, volesse creare le basi per una Juventus futura in una certa maniera, solo che alla Juve non puoi programmare, devi solo vincere, altrimenti nascono i casini, ed è quello che io non capii, perché il mio più grande errore fu quello di
giocare la Supercoppa con il Napoli una certa maniera, cioè senza prepararla, perché a domanda mi risposero che non aveva molta importanza la Supercoppa per la Juve, e invece era una grossa inesattezza, perché chi va alla Juve sa che ogni traguardo è importante, perché chiamarsi Juve vuol dire lottare sempre per vincere. Ma secondo lei Ciro Ferrara è un allenatore da Juventus? Io credo che in questo momento probabilmente è azzardato averlo messo lì, perché è giovane, in futuro lo potrà essere, però ribadisco, io credo che quando hanno messo Ciro Ferrara abbiano fatto delle valutazioni, o se le hanno fatte per il futuro, questo è sbagliato. Credo che abbiano scelto per il presente, perché Ciro è stato non un grande, ma un grandissimo giocatore, è stato uno dei miei preferiti. L'avrebbe voluto nella difesa della Juventus. Mamma mia, no, ma era mio. Quando mi fu chiesto da Governato, un giorno mi telefonò, mi disse: ascolta, vorremmo prendere uno fra Ciro, questo però era la Lazio, Ciro Ferrara, Panucci o Negro. Ho detto: ma scusa un attimo, hai due grandissimi giocatori e uno così, Ciro Ferrara è il più forte, poi c'è Panucci, poi c'è Negro. Loro presero Negro. Salve mister, sono Tiziano. Salve Tiziano. Salve. Due cose velocissime. La prima è se secondo lei Ferrara durante la partita cambia un po' spesso, un po' troppo spesso il modulo, perché abbiamo visto anche col Bordeaux, alla fine quasi i giocatori, non voglio dire che erano disorientati, ma a un certo punto non ci si è capito più nulla, voglio dire, cioè cambiando modulo in continuazione. Questa è la prima cosa. E la seconda cosa è su Del Piero, perché la prima partita ha provato a metterlo sull'esterno, poi l'ha rispostato, insomma, secondo me è abbastanza lampante che deve giocare come seconda punta. Per Diego all'inizio della stagione Ferrara ha stravolto il modulo solo per lui, probabilmente anche per Del Piero potrebbe farlo, no? Allora, cominciamo con la variazione di modulo. Io credo che giocatori che giocano nella Juventus, come in qualsiasi altra squadra di Serie A, devono essere giocatori di una duttilità particolare. Sentire che i giocatori vanno in crisi quando cambiano modulo vorrebbe dire, dire a un ingegnere che sta progettando una cosa, non riesce ad avvitare un bullone. Se sei ingegnere devi saper far tutto, se sei giocatore della Juve devi saper far tutto, per cui probabilmente Ferrara fa queste cose pensando alla mia stessa maniera e trovo un riscontro diverso, nel senso che i giocatori magari sono giocatori ancora di impostazione vecchia, cioè quelli che sfruttano un modulo, punto. Invece io credo che il futuro sia quello di Ferrara, ma fatto nella giusta maniera. Oggi il calcio deve mutuare un po' da altri sport come il basket. La variazione di modulo deve essere una furbata dell'allenatore che ti dà dei vantaggi, non degli svantaggi. E questa è la prima domanda. Su Del Piero, io credo che Del Piero, io l'ho sempre detto, Del Piero risponde alla voce fuori classe, no? Se lo fai giocare, lo devi far giocare dove lui ha voglia di giocare, perché se lo obblighi a fare qualcosa di diverso, è chiaro che vai a castrare quella che è la fantasia di un giocatore importante come Del Piero. O lo fai giocare dove sai che vuol giocare lui, o altrimenti devi avere la forza di non farlo giocare. Buonasera mister, sono Massimiliano. Volevo chiederle, salve Massimo, secondo lei la Juventus ha un organico effettivamente all'altezza per applicare appunto il modulo che sta usando Ferrara, cioè il 4-2-3-1 oppure il 4-3-1-2 come aveva iniziato, oppure forse ha un organico anche considerando l'età anagrafica da 4-4-2? L'età anagrafica dipende dall'allenamento. Io credo che i giocatori oggigiorno, se hanno recepito il messaggio che è stato dato da chi studia la preparazione fisica, che è quello che più vai avanti nell'età e più ti devi preparare, credo che uno possa arrivare a 35 anni tranquillamente. Abbiamo esempi in altri sport dove si gioca fino a quell'età, ma proprio dando il massimo, no? Solo che noi veniamo da una cultura particolare dove il giocatore a 30 anni era vecchio, e questa cosa la devi spodestare, perché ribadisco, la scienza ha messo al servizio del calciatore determinate cose che gli permettono di svilupparsi meglio.